Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore e benvenute nel periodo più speciale dell'anno. Voglio condividere con voi un momento molto importante nella mia casa, che è quello dell'albero di Natale, ma soprattutto condivido questo momento con la mia amica Federica del canale Federica Home Sweet Home. Andremo a fare l'albero insieme, quindi mi raccomando, non perdetevi i nostri video. Buon primo dicembre, buon inizio dicembre. Non vediamo l'ora che sia Natale, cominciamo così. Allora, come promesso, quando l'abbiamo acquistato, vero Megan? Megan aveva visto questo 25 Days of Disney Stationery, cioè 25 giorni di cancelleria Disney, l'avevamo preso da Primark. Apriamo il nostro calendario dell'avvento, che è bellissimo ragazze, vedete che ci sono tutti i numerini. E oggi andiamo a aprire il numero 1, Minnie e Mickey. Amore, qua guarda, c'è la tratteggiatura e c'è lo sportellino, qui vedi? Quindi qui tratteggiato si aprirà e questo rimarrà attaccato, così poi magari si può anche conservare così, perché sembra un libro bellissimo. Vai, andiamo ad aprire. Ah, non funziona. Vai, premiamo insieme, vieni. Piano, non rompiamo anche il 21 accanto, aspetta, mamma ti aiuta con l'unghia. Ecco. Io tengo il 21. Ecco, ci si fa. Prova ad aprire col ditino. Wow, che belli! Sono le pinzettine per raccogliere fogli. Ci sono di Minnie e ci sono di Topolino. Ti piace, amore? Ma questo è bello! Eccomi! Sono andata in garage a recuperare tutte le cose di Natale e devo dire che è stato semplice recuperarle, non pensavo, pensavo di non trovarle, perché comunque le aveva messe a posto Gabriele, ma per fortuna le ho trovate subito. Non pensavo di avere così tante scatole con le decorazioni, perché sono 1, 2, 3, 4 e un bustone 5, che ho combinato l'anno scorso, non lo so. E poi pensavo che l'albero pesasse meno, invece ragazze pesa uno stonfo ed è 2,10 m e dovrò assemblarlo tutto da sola. E help. Comunque ci si prova. E ora volevo aprire con voi le scatole e vedere cosa c'è dentro. Allora, questo è l'albero. Questa è scatola 1, scatola 2, scatola 3. Poi c'è quel bustone lì di coin e c'è un'altra scatola qua dietro. Iniziamo ad aprire. Forse è meglio se inizia ad aprire prima l'albero e poi ci mettiamo a vedere le decorazioni, sennò veramente si fa notte. Mamma mia, io ho il terrore di fare quest'albero, ragazze. Perché comunque poi un altro errore che ho sono le lucine che si attorcigliano da tutte le parti. Comunque, forza e coraggio e cominciamo. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. The season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Allora, la situazione attuale è questa: ho diviso per colori, parte questo qua fuori che sta battendo, che non so chi sia. Cioè il blu, il rosso, l'arancione, il grigio, il nero, il giallo e il verde. Ho spalmato in tutta casa. Poi ci sono due tronchi e una punta grande. C'è solo un problema, che sul tronco non si capisce bene, che uno è quello piccolino infilato ma non so neanche se sia quello giusto, e poi c'è quello lungo. Devo capire se effettivamente sono quelli... Ragazzi, lì c'è il casino perché stavo facendo le pulizie. Comunque... devo capire, non si capisce bene i colori, dove infilarli, perché anziché metterci tipo degli adesivi, qualcosa, hanno fatto tipo col pennarello, quindi vediamo un po', perché prima mi diceva Gabriele che tra il rosso e l'arancio non si capisce molto bene, l'anno scorso avevamo pure sbagliato. Comunque, che Dio ce la mandi buona e vediamo cosa riesco a combinare. Fa la 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 la.
sapete che vi dico? Che io vado a preparare la pizza, così, visto che stasera si farà tardissimo, almeno la pasta della pizza pronta, in forno, e abbiamo cosa mangiare stasera. Se no ci dobbiamo mangiare l'albero artificiale. Pizza fatta, e qua stiamo procedendo, ragazze. Sono a metà dell'opera, praticamente. Ma attualmente sono un po' spaventata da quello che sto creando. Comunque, continuiamo. Abemus, alberum, ragazze, non ci posso credere, cioè questa cosa andrebbe veramente fatta presente, perché io l'ho detto anche su Instagram, è inutile far vedere l'albero già pronto. Vogliamo parlare della piaga sociale di dover inserire il rosso col rosso, il giallo col giallo, il nero col nero, il grigio col grigio, cioè veramente allucinante. Comunque adesso viene la parte un po' più divertente, a parte quella delle luci, e poi finalmente iniziamo la cosa più carina da fare. Pausa pizza perché, ragazze, mi sono intossicata, come si dice in Campania. Ho messo le lucine, tutto quello che volete voi, ho aperto tutti gli scatoloni per le decorazioni, eccetera eccetera, e la cosa che io aspettavo più che uscisse dalle scatole non è uscita. Cioè, se avete visto l'home tour dell'anno scorso delle decorazioni, se non l'avete visto ve lo ricordo io di che cosa si trattava. Avevo cominciato il villaggio di Babbo Natale, avevo comprato una casina super carina con Babbo Natale con la slitta che girava intorno, e non c'è più, sono uscite tutte le decorazioni tranne la scatola con quella casetta lì, e io non so che fine abbia fatto. Sono tornata in garage, ho visto in qualsiasi angolo recondito della casa dove di solito posso mettere queste cose, e non c'è, ragazze, e mi sono intossicata talmente tanto che sono stata un'ora e mezza a cercarla. E quindi non ho finito l'albero, continuerò a dire sicuramente domani, insomma, insieme a Megan, facciamo insieme, e anche perché lei stava aspettando di mettere le palline, eccetera eccetera. Per ora si è fatto parecchio tardi, perché comunque dovendolo montare tutto quanto ho perso tempo, e però la casetta è scomparsa nel nulla, cioè non... A me non piace questo fatto, cioè, ma non per la casetta in sé, perché vado e me la ricompro un'altra e lo farò. Il problema... anche se quella mi piaceva un sacco, il problema è che non è possibile che scompaia una cosa così. Io mi ricordo questa cosa qua, ed è per questo motivo che l'ho cercata ovunque in casa. Io mi ricordo che c'era il bambino che, tipo, non so cosa faceva con l'albero, comunque un personaggio della casetta che era tipo spezzato, e allora io l'avevo tenuta fuori dalle cose di Natale per cercare di incollare questo bambino con la colla, che mi sa però non si era comunque incollato. Dopodiché vai tu a vedere dove l'ho messa, perché poi si è fatto i lavori in casa, si è fatto un sacco di cose, e chissà dove io l'ho messa, al sicuro, talmente sicuro che non so più dov'è. E adesso mi sono intossicata, ragazzo, perché comunque avevo preso pure l'altra, quella che avete visto nel video haul, bellissima, no? Con la giostrina, il trenino, eccetera, e adesso questa qui non c'è più, e mi giro un po', perché comunque ne volevo prendere una all'anno, adesso ce n'ho una meno. Va bene che non l'avevo pagata tantissimo come quella di quest'anno, però comunque mi infastidisce questa cosa, soprattutto perché non possono scomparire le cose in casa, parliamoci chiaro.
Comunque sono molto stanca. Poi è successo un'altra cosa. Sono così stanca che stavo spostando il mio vassoietto di marmo con le tre tazze, con le tre iniziali, quelle che ho vicino alla TV. Se guardate i video di cleaning sapete di che decorazione parlo, che praticamente mi sono cascate le tazze, si sono rotte tutte e due le tazze, solo la F si è salvata. Si è rotto, diciamo, il bicchiere di vetro intorno, perché era una tazza di infusione, è rimasta solo quella di ceramica dentro e mi sono veramente intossicata. Oltre al fatto che è comunque in soggiorno ed è pericoloso perché c'è il tappeto, c'è la bambina, ora ho passato il Dyson, l'ho messo busta alla massima potenza, però veramente mi girano, quindi ho detto vado a fare la pizza, mangio e buonanotte, se ne parla domani, perché così anche no. Quindi ora preparo la pizza, scusatemi per questo sfogo, però non so se capita anche a voi che vi scompaiono le cose in casa. Poi sicuramente uscirà fuori ad agosto, magari quando non mi serve. Però insomma, per ora è scomparsa. E poi per le tazze, cioè non è che erano tazze quelle con l'iniziale basta, era una tazza di vetro fuori con la ceramica dentro, con l'iniziale, con il coperchietto, cioè molto particolare, ho speso pure un pochino e ora non le troverò più, perché erano di una collezione scorsa e si sono spaccate e ho solo la F, non so cosa farmene. Comunque vabbè, faccio la pizza e mi consolo. Una è lì, adesso aggiungiamo la mozzarella e l'altra è qua. L'unica cosa, ragazzi, è che non avevo il pomodoro San Marzano, quindi ho usato la passata. Non facevo la pizza con la passata da una vita, ma ho talmente tanta fame, sono talmente tanto stanca che va bene, uguale. The day after, sono in pausa pranzo e ho trovato questo metodo per riscaldare la pizza, visto che sono avanzati 4 pezzetti da ieri, anziché stare a cucinare mi mangio questi. Prima io accendevo il forno, mettevo dentro, da un po' di tempo ho scoperto che posso farlo tranquillamente nella padella, ovviamente evitando di bruciarla sotto, perché mi è successo più di una volta, lo mettevo a bomba. Lo mettete piano 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 al minimo e quindi si riscalda la pizza e ve la mangiate. Ho appena preso un sacco d'acqua perché ero andata alla posta, che finalmente era aperta, a riportare i resi di ASOS, e non ho mai visto lavorare così velocemente gli impiegati della posta come quando, insomma, in orario di chiusura, perché stava per chiudere. Vabbè, ho aspettato mezz'ora perché c'era un sacco di gente, ma più si avvicinava l'orario della chiusura, quando poi appunto invece è scattato proprio l'orario della chiusura, andavano come delle schegge, e questa cosa mi fa morire perché è lo stesso ufficio postale dove invece di solito veramente vanno, cioè la lumaca è più veloce, neanche a 3 all'ora meno. E quindi ho fatto i resi di ASOS, ho pagato una bolletta e finalmente oggi finiremo l'albero insieme, ragazze. Non vedo l'ora, mi è passata la tristezza di ieri della casetta che non trovo più. In realtà non mi è passata, ma ieri ero molto più arrabbiata e delusa di oggi. Semplicemente ne comprerò un'altra, perché non è possibile. Poi quando uscirà fuori, la tirerò fuori e la metterò esposta, anche se è il mese di luglio, perché veramente questa cosa è inaccettabile e inspiegabile. Comunque io pranzo perché sto morendo di fame, dopo vi giro il video di tutto lo shopping che ho fatto da Primark per Natale, ed è tantissima roba. Se fosse già online ve lo lascio qua su nelle schedine e giù nell'info box, lo trovate. E ho comprato delle cose bellissime, ho esagerato, ma ho fatto praticamente i regali a tutti, e quindi insomma merita, perché vi do un sacco di deuzze. Sono in centro, vediamo se riesco a riprendervi delle cose in un negozio bellissimo.
stasera passato di zucchine e patate con la pasta, perché fuori fa freddo e piove e ce n'è bisogno. Eccoci qua, ho messo le cose, sono le conchigliette, queste qui dovrebbero essere. E buon appetito! Ragazze, tragedia. Oggi, guardate, si vede il mio stato, non riusciamo a fare l'albero. Questo è veramente l'albero impossibile, ve lo dico, perché sono tornata da danza con Megan, prima avete visto, sono andata in centro a fare un giretto in un negozietto che ha delle cose di Natale bellissime, tutti gli occhiali sporchi, non ho neanche il tempo per pulirmi gli occhiali, il che è tutto dire, e non ci vedo, vabbè. E lui è ancora qua, eccolo qua, in tutto il suo splendore. Lui è ancora qui, lì c'è la valigia che mi serve tra poco. E niente, perché oggi ho girato il video di Primark e poi soprattutto devo farlo con Megan. Lo facciamo domani, perché domani non c'è danza, non c'è catechismo, non c'è nulla, quindi dovremmo riuscire a farlo. Sta veramente diventando l'albero impossibile, però per me la cosa più complicata era il fatto di montarlo tutti i rami, quindi per quello sono contenta, perché poi invece quando andrò a addobbarlo, ma soprattutto addobbare la casa, non vedo l'ora, per me è la cosa più divertente, no? L'unico problema è che ho un caos sul tavolo. Ora vi faccio vedere un po' di decorazioni. Tutto questo caos qui di decorazioni varie, che poi vedrete tutte quante, insomma, posizionate. Qui c'è ancora il centro tavolo autunnale, che avevo fatto appunto nel video di Clean and Decorate per l'autunno. E ovviamente questo qui andrà via e andrò a fare quello natalizio. Qui ci sono delle palline che vi svelo anche prima. L'avevo conservato perché l'avevo preso in tempi non sospetti. Una è questa qui, che è magica perché, se mi ricordo come si fa, aspettate, ta-ta-ta-ta, si illumina, vedete che bella questa, se vi ricordate l'avevo presa in Francia, a Parigi, in quel negozietto da Emma praticamente, sì. E c'è la G, e poi se non erro avevo preso anche un'altra letterina, che naturalmente è la M, eccola qua. E poi c'è un'altra super bellissima, vi svelo quest'altra super bellissima, che è quella che abbiamo preso quando siamo andati a Disneyland Paris, ed è spettacolare. Joyeux Noël, ci sono tutti i personaggi, vedete. E poi ci sono loro, eccoli, Minnie e Topolino con la scritta Disneyland Paris, ed è bellissima ed è super preziosa, non vediamo l'ora insomma di posizionarla. Secondo me non neanche se la ricorda, quindi sarà molto bello. Questo è il tag, anche il tag è carino. Quanto si è pagata? 12,99 euro una pallina, per farvi capire i prezzi che ci sono a Disneyland, ma io praticamente avrei comprato qualsiasi cosa. Comunque trovate il blog di Disneyland. E dai, domani vediamo che cosa riusciamo a fare. Ah, poi ho tirato fuori anche queste luci qui, che adoro, che avevo preso qualche anno fa da Ikea e che ieri ho ritrovato mentre cercavo la casetta, in realtà, altrimenti non le avrei probabilmente trovate, perché non erano tra le cose del Natale, perché le avevo messe nello studio per un periodo, che comunque hanno il cordino bianco e rosso, vanno bene anche in altre occasioni, però a Natale sono il top. E cercando la casetta, che non ho trovato, sono riuscita per fortuna a trovarle, quindi metterò anche queste e domani vediamo se si riesce a concludere. Ta-ra-ra-ra! Cosa significa questo? Significa che il momento è arrivato, finalmente cominciamo ad addobbare l'albero, io e la mia folletta di Babbo Natale, che adesso vi faccio vedere. Oh,
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Allora ragazze, eccoci qua, vi volevo dire due parole insomma sull'albero e fare una panoramica un po' più dettagliata. Questo albero qui è circa 2,10 m d'altezza, sì, sono 2,10 m. L'abbiamo comprato lo scorso anno, il primo anno che eravamo qua avevamo usato uno vero di Ikea, ci eravamo trovati molto molto bene, però cioè dovevo spazzare tre volte al giorno, quindi non era più il caso. E poi insomma si è deciso di comprarne uno più buono insomma da tenere sempre. Allora in cima ho messo il fiocco perché la punta non mi ci entra, si rovinano tutti gli aghi e non è il caso. Poi il fiocco mi piace un sacco, se riesco a trovarlo anche più grande però fatto così lo prendo. Poi negli anni insomma ci sono tantissime palline e decorazioni che continuo ad utilizzare, mi piacciono tanto perché il mio albero come vedete è sui toni del rosso, del bianco, ovviamente del verde, e poi ci sono tutte comunque palline che magari hanno dei significati importanti eccetera. Queste per esempio le abbiamo prese quando Megan era piccolina, questo qui si è aggiunto perché l'aveva scritto stesso lei, queste qui le abbiamo prese quest'anno da Emma, questo l'avevamo comprato a Napoli, a Spacca Napoli un po' di anni fa, c'è questo qui che mi piace tantissimo, poi c'è la pallina del Napoli, la candy cane grande. Quest'anno avete visto ho aggiunto questa fascia che mi piace tantissimo, l'effetto insomma che va a dare. Ora qui mi si è ammosciato un attimo, devo sistemarla. Comunque mi piace un sacco l'effetto della fascia perché in completo secondo me poi i colori vanno a completare alla perfezione il resto delle decorazioni. Questa è una pallina dove in realtà vedete Megan neonata che aveva fatto stampare mia suocera, e poi ci sono, va bene, un altro pochino di queste decorazioni qui che mi piacciono molto, queste palline che io reputo bellissime e che avevo acquistato da Ikea un po' di anni fa, perché vedete sono di tessuto e poi sopra hanno il pizzo. Anche questi fiori qui li avevo acquistati da Ikea un po' di anni fa, alcuni si sono staccati, ci sono le campanelline, tre decorazioni in legno, mi piacciono molto anche le chiavi che avevamo preso proprio quando avevamo comprato casa, quindi ci sono particolarmente legata e diciamo che ogni decorazione mi ricorda qualcosa. Megan poi ha nascosto qua dietro, non so perché, eccolo qua, Megan ha messo dietro questo di Starbucks che avevo preso in Illinois a Chicago, ma lo sposterò, lo metterò davanti, e poi vi dico pure che andremo a completare meglio la parte dietro perché l'abbiamo lasciata un po' vuota e non va bene, va riempita e oggi pomeriggio magari si finisce. Dopodiché questa qui che so che vi piace un sacco l'avevo acquistata a Chicago se non erro da Target, sotto ho messo una base di juta per coprire insomma la base, e poi ho aggiunto lui che avete visto nel video che è online proprio da poco di Primark, dove ho preso questo folletto che mi fa una simpatia infinita. E vi dico, poi ho aggiunto anche il follettino, questo qua, che però probabilmente sposterò e andrò a mettere un'altra zona della casa, perché comunque adesso devo fare tutte le decorazioni complete e quindi vedrò come completare. Vorrei anche aggiungere il trenino, perché ho acquistato il trenino, ora ve lo faccio vedere. Ho acquistato il trenino, eccolo qua, e lo vorrei aggiungere praticamente qui a terra, magari spostando le altre cose, però devo vedere se è grande abbastanza, eccolo,
da poterci entrare, perché l'idea del trenino mi piaceva un sacco, l'ho pagato anche a un prezzo giusto, perché l'ho pagato tra i 16 e i 17 euro, 16 euro a qualcosa, e fa le luci, fa i suoni, quindi lo voglio mettere. Però devo vedere appunto se mi ci entra intorno all'albero per farlo girare intorno, insomma, vediamo un attimino. Comunque, questo è il nostro albero. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo avete già fatto, se lo dovete ancora fare, cosa ne pensate del nostro. E soprattutto io ringrazio Federica di aver condiviso questo video bellissimo natalizio con me. Sono contenta, insomma, che siamo riusciti a fare un video così speciale insieme, perché era tanto tempo che pensavamo di fare qualcosina insieme e abbiamo trovato il momento e il periodo adatto dell'anno, un periodo comunque magico. Non dimenticate di andare a guardare anche il suo video, vi lascio il link nell'info box, e iscrivetevi al mio canale, lasciate un like se l'albero e il video vi sono piaciuti. Un bacione da Filomena. Ciao!